Amici Telepiù, appassionati di calcio, tifosi di Milan e Fiorentina, un saluto da Fabio Caressa, benvenuti alla terza giornata del campionato di Serie A. Questo è probabilmente il match più importante della giornata insieme a Parma-Juventus, anzi direi che lo è senz'altro, è l'incontro tra Milan e Fiorentina, cioè tra le prime due in classifica appaiate a 6 punti. Ecco la Fiorentina con Toldo in porta e poi tutte conferme, Padalino si staccherà dietro probabilmente, Repka e Falcone due marcatori, Repka giocherà su Birov, Torricelli anche lui in marcatura perché Milan gioca con 3 punte, Kois, Amoroso, Rui Costa, Eric a centrocampo, le 2 punte sono Batistuta e Oliveira, si carica naturalmente la Fiorentina. Vediamo anche il Milan, dubbi sciolti, dicevo prima nella gara, Birov c'è, in porta gioca Lehmann, poi 3 marcatori e Birov in attacco insieme a Ganze e Weah, ha recuperato anche Ambrosini. Ambrosini, giocatore che interessa particolarmente al mister in questo caso. Sì, no, sono molto felice di vederlo in campo perché, come sai, i giocatori dell'Under 21 non tutti giocano. Più giocano e meglio è per noi. Ed eccolo Giovanni Trapattoni, teso come al solito, ma sempre concentrato, ecco il suo score, 325 vittorie in Serie A, una sola in meno di Nereo Rocco, che oggi, se lo augurano i tifosi viola, un po' meno i tifosi del Milan, potrebbe raggiungere. Subito partito l'incontro, c'è subito Elberg in progressione sulla destra, pallone verso il centro, deviato, ci sarà il primo tiro dalla bandierina, eccolo qua, Thomas Elberg, un uomo importante per gli schemi di Zaccheroni, è importante per un allenatore, Marco, portare degli uomini che già conoscono i movimenti della tua squadra nella nuova formazione. Sicuramente, perché quelli che arrivano nuovi, che sono già stati con l'allenatore, insegnano anche agli altri a capire l'allenatore. Cercato subito Oliver Birov, che non sarà in perfette condizioni, recuperato da un guaio alla caviglia. Pallone poi metà campo milanista, e si chiude la Fiorentina che adesso però esce. Ecco Albertini, Maldini, ancora Albertini, Zaccheroni ha puntato sul centrocampo con Albertini e Ambrosini, ora Maldini, vuole andare via Maldini, il pallone verso Ba, che gioca a sinistra, probabilmente Zighe potrebbe essere l'uomo giusto da quella parte, ma per adesso Zaccheroni non ha avuto a disposizione il tedesco, l'unico che non è riuscito a recuperare per adesso dagli infortuni. Avevano preoccupato un po' Zaccheroni dopo la partita di Coppa Italia con il Torino. Costa curta, di testa su Oliveira. Poi Maldini. Cerca subito il suggerimento profondo. Batistuta ricomincia. Torricelli, amatissimo a Firenze. Temeva molto il suo passaggio dalla Juventus alla Fiorentina. Invece è stato accolto come merita. Un giocatore che, scoperto proprio da Trapattoni, quando ancora c'era il magazziniere, ha trovato una carriera poi straordinaria, ancora possibile vedere delle favole del genere in Serie A? Ma sembra di sì, lui è l'esempio, credo che ci sono dei giocatori che escono un pochino più tardi rispetto agli altri ma che hanno delle qualità. Calcio di punizione per la Fiorentina, si va disponendo Batistuta in avanti, sale lui di testa, meglio Ningotti, poi Elbeck riesce a toccare il pallone, Ambrosini prova a mettere un po' di ordine, subito Elbeck in profondità, ha cercato Ganz che gioca a destra, opposto invece Weah a sinistra. C'è l'attacco ancora in pressing di Ambrosini, calcio di punizione. Ambrosini non è riuscito ancora a esplodere come forse si pensava quando giocava giovanissimo al Cesena, anche perché ha avuto dei problemi fisici, ha praticamente gettato via per infortunio una stagione importante. Ecco Elveg, costruisce subito, pallone in profondità, Birov prova a girare, non riesce però a restituire il pallone al suo ex compagno anche dell'Udinese. Allora si ricomincia da capo. Padalino cerca un suggerimento a sinistra, importante per la Fiorentina anche trovare subito possibilità da quella parte dove gioca Jörg Heinrich, anche lui ha già giocato delle buone partite ma non è ancora esploso al meglio. Eccolo qui Heinrich, 3 minuti e 2 secondi, 0-0 tra Milan e Fiorentina. Pallone dentro per Oliveira, Maldini, va. Tocco deviato di Bubà, palla in fallo laterale, la rimessa in gioco ancora per Weah. Quadrato ancora va, rimessa laterale però è per Maldini. Weah, in verticale il suggerimento di Weah, Ganz, poi va. Già pronta la conclusione, deve riavviare però l'azione, allora Heinrich, centrale il suo rilancio, non granché, Maldini, batti e ribatti, ecco Ambrosini. Costa curta,
allarga Costa Curta per Elbeg, palla dentro di Elbeg, va Birov di testa e poi forse c'è fallo su Ea, è salito Padalino, fa proseguire però Braschi, prova ad andare allora sulla fascia però senza trovare spazio Cristian Amoroso, ancora Amoroso fermato, ci sarà calcio di punizione per la Fiorentina, già battuto, gran ritmo Marco in questi primi minuti. Sì, si stanno un po' studiando queste due squadre, però vedo che si danno da fare per andare a cercare il gol. Ho notato che il Milan è molto forte, queste Elbeg e Bach riescono a dare una mano ai difensori quando questi si inseriscono in fase difensiva, si schierano sempre 4-5. Eccolo Maldini, esce lui a costruire, ancora Maldini. Come vedi, ma quando va Maldini si ferma Albertini. Infatti è così, la famosa rotazione di cui ha tanto parlato anche Zaccheroni spiegando i suoi schemi, Maldini ancora a terra, sempre lui fermato. Poi l'intervento di Albertini, protesta il pubblico, ci sarà rimessa laterale per la Fiorentina. Inquadrato nel replay l'intervento che non ha convinto Braschi. Allora prova a ripartire la squadra viola. Pallone a sinistra, Heinrich lo fa proseguire, va dentro Rui Costa, sempre pronto ad inserirsi. Ancora Rui Costa, uno contro uno, è scalato in marcatura, Costa Curta, sempre Rui Costa, prova il traversone con il sinistro, ba! Allontana. Amoroso. E il pallone colpito di testa termina direttamente in fallo laterale, ci sarà rimessa in gioco per Ngotti. Confermate, mi sembra, le marcature Marco, c'è Repka che gioca su Birov, un bello scontro perché anche Repka è fortissimo di testa. Sì, sì, sono due giocatori tutti e due molto potenti, sarà un bello scontro. Speriamo che Birov abbia recuperato bene dalla caviglia. Birov non in perfette condizioni, come detto. C'è calcio di punizione affidato a Ngotti. Ecco Albertini. Si ricomincia da capo. Sale Costa Curta, clima caldo. Ambrosini. Costa Curta, sbaglia tutto, Battistuta, uno contro uno, Battistuta in area di rigore, il destro, Gabriel, Omar, Battistuta, 111 gol in Serie A, erroraccio di Costa Curta. Errore di Costa Curta e poi Battistuta che non perdona, lanciato così, non sbaglia mai Battistuta, Fiorentina in vantaggio, un momento importante della partita, 6 minuti e 27, eccoli i tifosi della Fiorentina arrivati numerosissimi, la faccia di Zaccheroni Marco è tutto un programma. Eh sì, purtroppo qui in fase di costruzione c'è stato un errore di Costa Curta, anche se Battistuta avrebbe dovuto passare la palla a Oliveira, però insomma ha fatto gol, si perdona. Eccolo qui Battistuta, il suo destro, Lehmann forse non impeccabile. Beh, era un tiro difficile, poi col campo così è difficile controllare il pallone. Questa palla, sì. Eccolo qui, forse, doveva chiudere di più sul primo palo forse. Lehmann, giocatore fortissimo tra i pali, tranne proprio che sulle palle molto basse, questo per il suo 1,87 m stando alla metratura ufficiale tedesca che è un po' meno generosa rispetto a quella italiana, in realtà probabilmente Lehmann va anche sopra il 1,90 m. Eccolo qui il gesto di Battistuta, qualcuno ha detto, lo ha interpretato male, il mio mitra è solamente un mitra di gol ed è un mitra efficacissimo. Battistuta sale a quota 3, 111 gol in Serie A e sempre più il trascinatore della Fiorentina. Maldini va, pallone verso l'interno dell'area di rigore, Birov prova ad andare, non ce la fa, Albertini, limite dell'area, è stato chiuso Albertini da Kois, poi Oliveira. Intervento di Braschi, calcio di punizione già battuto da posizione però irregolare e dunque dovrà far riprendere il gioco ancora Braschi. Secondo me Trapattoni un inizio così non l'aveva neanche sognato. Ah no, infatti non c'era da aspettarsi un inizio così, purtroppo è venuto questo errore, purtroppo per il Milan naturalmente è stato castigato. In Serie A quando si sbaglia una volta si viene castigato. Calcio di punizione affidato proprio ad Albertini, potrebbe andare subito alla conclusione violenta che se siamo molto lontani, preferisce invece il pallone verso il centro, c'è Birov, ancora la torre, Weah chiuso, è stato Falcone a intervenire, poi ancora Maldini, la palla si impenna, un po' di confusione in area, Weah prova a girarsi, non trova il pallone con il destro, allora prova a uscire subito la Fiorentina, partita bellissima in questi primi 8 minuti e 30 secondi, la Fiorentina in vantaggio a Milano per 1-0, gol di Battistuta, ha chiuso Ngotti, prova a ripartire ancora Costa Curta, l'apertura è per Maldini.
spinge anche il pubblico del Milan adesso, ma per qualche minuto si è sentito solo tifo viola. Dentro il pallone per Weah, uno contro uno, fermato Weah, Batistuta fa la sponda, ha chiuso Elveg in diagonale, allora Albertini, Elveg si allarga perché manca un appoggio a destra, si ricomincia da Ambrosini, sale Ambrosini, Ba aperto a sinistra, traversone di Ba deviato, pallone arriva ancora in zona Ambrosini che prova a girare. Non ti è piaciuta molto questa iniziativa? No, era meglio se l'appoggiava su Ba. Eccolo qui Massimo Ambrosini, giocatore della nazionale Under 21, esploso giovanissimo al Cesena e poi subito acquistato dal Milan. L'anno scorso ha giocato a Vicenza con ottimo profitto, tra l'altro Ambrosini si è anche improvvisato difensore centrale l'anno scorso. Batistuta, c'è il taglio di Rui Costa, Batistuta cerca una giocata difficile, poi in zona tiro, prova ancora il destro, Lehmann ha già riproposto, il portiere tedesco Lehmann. Molti quando è arrivato in Italia hanno detto che sarebbe stato fortissimo con i piedi perché avevano letto lo score riportava anche dei gol in carriera, ma lui segnava di testa perché saliva sul calcio d'angolo. L'anno scorso segnava il gol del 2-2 nel derby tra Borussia Dortmund e Schalke 04, lui giocava nello Schalke 04 e poi di Lehmann si è scritto anche che studia tutti i rigoristi, in particolare al computer, li ha tutti schedati. Il fallo su Ganz, calcio di punizione per Ingotti, palla dentro, Birov anticipato da Repka, poi Albertini messo giù, altro calcio di punizione per il Milan che comunque sta cercando subito di reagire e di rispondere al gol di Batistuta, ma certo poi la Fiorentina potrà diventare pericolosissima partendo in contropiede. Inquadrato Kois che ha commesso fallo, calcio di punizione affidato da Albertini. Si sente Trapattoni in campo quando urla? Tu hai giocato molti anni con lui. Abbastanza, dipende dagli stati dove sei, ma c'ha un bel fischio. Trapattoni ha detto: il mio erede può essere Tardelli, deve migliorare però la sua gestualità in campo. Secondo te che voleva dire? Devo imparare a fischiare. Calcio di punizione per il Milan, 11esimo, 1-0 per la Fiorentina. È pronto Toldo, Albertini verso il centro, saltano in due, Weah non è riuscito a trovare il pallone, Ayrich ha messo palla fuori. Insiste subito Elveg, vuole ricominciare da capo. Ecco il pallone in verticale, sale Birov, fa la torre e poi c'è la chiusura però di Padalino. Padalino gioca un po' staccato dietro, è una posizione alla Sammer se vogliamo, nel senso che Padalino ha piedi buoni, è in grado anche di impostare. Trapattoni, un po' copiato i tedeschi tra virgolette in questo, ha apprezzato quel tipo di gioco dell'ultimo uomo, un gioco anche di costruzione che gli permette tra l'altro una posizione diversa anche di Rui Costa. Fa girare Birov, pallone allargato ancora per Ngoti, c'è spazio a destra, prova a sfruttarlo Elveg. Incessante il tifo, i tifosi viola, va ancora Elveg, uno contro uno, prova a girarsi, il sinistro morbido, Ayrich riesce a deviare e c'è rimessa laterale, prova a far girare molto la palla il Milan per cercare le laterali. Sì, perché l'unica opportunità che ha è andare sulle fasce per cercare la testa di Birov. C'è calcio d'angolo affidato ad Albertini, eccolo qui Birov. Albertini verso il centro, verso di lui, Toldo con i pugni, poi Rui Costa. Elveg si fa prendere il tempo da Batistuta che accelera in maniera impressionante, va in progressione Batistuta, buono però il rientro di Elveg su di lui e allora Costa curta. Maldini, primo piano meritato per Gabriel Omar Batistuta, ancora Maldini, Ba sbaglia il tocco, Ba ha giocato bene su di lui Torricelli, poi ancora Ba di forza. Stavo controllando le marcature e mi sembra che Ayrich abbia preso a uomo Ganz, sì, mentre Torricelli a zona a destra, sì. Eccolo Ayrich, pallone centrale per Oliveira, Rui Costa, l'uomo in più della Fiorentina di questo avvio, ha commesso fallo Ambrosini che si arrabbia un po', inquadratura per Rui Costa ed ora Ambrosini. Piove forte ora a Milano, questo naturalmente potrà anche un po' modificare l'andamento della gara perché il terreno appesantito può creare delle insidie. Rui Costa va via da Albertini che però torna su di lui e lo ferma. Elveg, c'è un contrasto, non ha fermato il gioco Braschi, ancora un primo piano per Giovanni Trapattoni che in carriera ha vinto semplicemente tutto, solo in Germania in 3 anni,
un campionato e una Coppa Italia. Un campionato e una Coppa di Germania, naturalmente. Più una Supercoppa, più una semifinale presa per i capelli di Champions League, anche contro tutti i pronostici. Gotti. Tocco di testa ancora di Ambrosini, sempre lui. Piona moltissimi palloni, prova ad andare Weah. L'ha chiuso però bene Padalino, che esce elegante. Allora Battistuta, agganciato, calcio di punizione. Ambrosini sta giocando con troppa grinta, forse anche un po' troppo, ha già commesso tre falli al centrocampo. Sì, sai, adesso cercano di recuperare, allora sono un po' più fallosi. E anche il campo che aiuta molto, perché qui c'era fallo, però il campo scivoloso crea magari dei problemi ai giocatori che in altre occasioni non ci sono. Costa Curta ha chiuso, allora Elveg. Tiene palla Thomas Elveg, viene incontro Birov, ancora Elveg, corridoio proprio per Oliver Birov. Prova a far girare Birov, negli schemi di Zaccheroni Birov esce molto quando la squadra porta palla, cerca di fare la sponda, gioca un po' da perno insomma, con i due attaccanti che si dispongono alle sue spalle. Altro errore in fase di impostazione, un po' nervoso Costa Curta dopo l'errore che ha causato il gol dell'1-0. Battistuta, Rui Costa. Fa girare bene il pallone Rui Costa, poi Oliveira. Ancora Oliveira, riesce a proteggere palla, poi Maldini interviene, mette il fallo laterale, si è un po' arrabbiato. Lulu Oliveira lo scorso anno con i capelli verdi, lui è un grandissimo scaramanti, le prova tutte, braccialetti, cavigliere. Adesso tocca il pallone che va tra le braccia di Lehmann. Oliveira si è leggermente lamentato nel corso delle ultime settimane per la posizione dei trapattoni, poi però ha smorzato i toni, ha detto basta vincere. Zaccheroni con la faccia preoccupata. Maldini, sedicesimo, 1-0 per la Fiorentina. Palla dentro per Birov, che gira di testa ma era fuori gioco, Oliver Birov. Dunque calcio di punizione per la Fiorentina. Sta prendendo un po' le misure a Repka Birov, anche se il giocatore ceco l'ha anticipato in almeno un paio di occasioni in questo avvio di partita. Pronto a battere Toldo, dicevo a lungo. È stato un po' il pomo della discordia tra Milan e Fiorentina, alla fine spuntata a Cecchigori che ha tenuto, portiere poi anche della nazionale. Costa Curta, Elver, Albertini, prova ad andare ancora centrale, il suggerimento per Ganz. Albertini, Ambrosini fermato ma intervenuto sul pallone Oliveira, protesta del pubblico, mi sembra l'arbitro abbia visto bene qui. Corridoio per Battistuta, Maldini smorza il pallone, non granché il suo intervento, poi però Costa Curta alle sue spalle. Allora Albertini prova a reimpostare. Va Rui Costa da quella parte, a chiuderlo. Dentro il suggerimento per Ganz, che ha un po' di spazio, l'ha lasciato Heinrich. Prova ad andare ancora Ganz. Corto il suggerimento per Ambrosini, che sta giocando una buona partita. Ha un buon tiro anche Ambrosini dalla distanza, preferisce però allargare per Ba. Uno contro uno di Ba. Pallone tagliato sul secondo palo, si coordina Ganz, arriva prima Heinrich che ha un ottimo colpo di testa, una delle sue caratteristiche principali. Ancora Albertini, prova il destro, attutito proprio da Repka che ha anticipato Birov. Non riesce a uscire adesso però dalla tre quarti la Fiorentina. Allora Angotti, piace il Milan al suo pubblico, piacerà sicuramente anche la Fiorentina, infatti anche i sostenitori viola hanno smesso un attimo di urlare. Ecco Weah, uno contro uno, va via Weah. Ancora Weah, straordinaria la sua incursione, poi va giù, ammonito per simulazione. Ammonito Georges Weah, anche io devo dire ho avuto l'impressione che non ci fosse contatto. No, secondo me non c'era, poi adesso speriamo di riuscire a rivederlo, ma ha accentuato troppo la caduta. Eccolo Georges Weah, rivediamo, salta Falcone il suo avversario diretto. No, cade proprio da solo. A cercare. Cade da solo, ma... No, Fiorentina devo dire che è molto brava a chiudere sulle fasce, non fa arrivare. Forse ha inciampato, sai? No, non c'è stato. No, sicuramente non c'era fallo. Pensavo avesse inciampato, invece. Meno che non l'abbia inciampato picchiando sul terreno, però fallo non c'è assolutamente stato. Nessun tipo di contatto, tra l'altro eravamo ben lontani dall'area di rigore. Comunque calcio di punizione per la Fiorentina, per simulazione, ammonizione per Georges Weah. Non riesce ad arrivare Ba di testa, poi Costa Curta. Oliveira gira, Rui Costa, va in chiusura Elveg, raddoppio però Amoroso da quella parte, il pallone per lui, Amoroso va, Gotti,
Buona palla per Amoroso. Sì, un ragazzo molto interessante, soprattutto utile per le chiusure sulle fasce. Sia lui che Torricelli non permettono al Milan di andare sulle fasce. Infatti Amoroso avrà più spazio a sinistra perché Heinrich si sta sacrificando in un ruolo di marcatore, sì, puro. Batistuta. Il tocco era per Rui Costa, è intervenuto a chiudere Elveg, Ngotti, bella partita, 20 minuti, 1-0 per la Fiorentina. Elveg chiede a Ngotti di far girare palla, Batistuta in pressing, dentro il suggerimento per Ganz, di petto, buono, il pallone per Ambrosini, ancora Ambrosini, prova a salire, allarga per Ba, che accompagna dall'altra parte, rientra come al solito sul destro, il traversone sul secondo palo, c'è un contatto, è andato giù Ganz, sul contatto con Heinrich, Ganz protesta, dice di essere stato trattenuto dal giocatore tedesco, ecco il replay. Forse Ganz che ha trattenuto Heinrich. No, tutti e due si sono un po' toccati, ma non è possibile dare un rigore. Calcio dunque di rinvio semplice per Toldo. Va ricordato che Heinrich al Borussia Dortmund in carriera ha giocato un po' in tutte le posizioni. Ha giocato da laterale sinistro, quella è la sua posizione ideale. Laterale sinistro di una difesa 5, lo ricordo, non di una difesa 4. Poi ha giocato però anche come marcatore centrale, più o meno la posizione che sta occupando adesso, e anche come libero all'occorrenza. Prova a salire. Grandissimo giocatore. Ha giocato un po' in tutte le posizioni. Hanno cercato Parma, la Juventus, poi si è aggiudicato la Fiorentina anche per l'intervento diretto del Trapani. Va. Cerca il traversone e poi il pallone termina in fallo laterale. No, lì era meglio magari che con una sovrapposizione riuscissero ad andare sul fondo, invece il Bettini è rimasto dietro, fermo Ba. Rimessa laterale per Maldini, pallone girato da Birov, Weah vuole girarsi subito con il destro, non è facile, pallone contratto da Repka che era scalato in marcatura, eccolo qui George Weah, adesso ha fondato anche un gruppo, ha inciso un disco, i cui proventi saranno devoluti per i bambini dell'Africa. Trapattoni ha parlato con il quarto uomo e adesso sta urlando ancora qualcosa ai suoi giocatori. Il rinvio di Toldo, di testa Maldini, Torricelli, Oliveira, Batistuta, non viene l'1-2 perché il pallone ha toccato l'altra gamba, quella di appoggio di Batistuta. Allora Costa Curta prova a ricostruire, Ngotti, Helveg, Gotti, all'indietro il suggerimento, Lehmann, con i piedi trema un po' il pubblico di San Siro quando Lehmann deve giocare, prima della partita si è riscaldato solo su quello, sui rilanci lunghi, ancora al centrocampo della Fiorentina che ha buon gioco ma con un fallo su Ambrosini, mi sembra che solo confermerlo questo ragazzo anche in questi primi 22 minuti. No, sì, è un ragazzo molto interessante, sicuramente avrà una grande carriera davanti. Dovrà migliorarsi anche lui sia tatticamente che tecnicamente, però è già a buon livello. Ngotti, buona la sua incursione, Ngotti prova il destro dalla distanza, un po' difficile trovare la porta da lì, allora prova Lulu Oliveira in contropiede, dentro per Batistuta che allunga la falcata, riesce a toccare il pallone Batistuta e poi la palla arriva a Lehmann. Avrebbe dovuto girare la palla verso Torricelli sulla destra. Ngotti, Albertini, profondo Helveg dalla parte opposta, c'è il recupero di Amoroso, poi Padalino evita il calcio d'angolo, mette in fallo laterale, si conferma importante Cristian Amoroso. Praticamente la Fiorentina sta giocando con un 1-3-4-2. Padalino si stacca dietro, tre marcatori centrali, quattro uomini a zona centrocampo, Torricelli a destra, Amoroso a sinistra, due centrali, poi le due punte con Oliveira che gioca un po' più indietro rispetto a Batistuta. Eccolo, prendere il pallone, provato a girarlo subito, non ce l'ha fatta, allora Weah, colpo di tacco, poteva evitarlo questo. Se riusciva era bello. Oliveira sale da compagna a destra, Falcone, Batistuta centrale, ancora Batistuta, prova ad allargare, poi sale Kois, Falcone, interviene Ba, c'è rimessa laterale per la Fiorentina ed ecco il biondo di Buba, giocatore senegalese di nascita ma francese di passaporto, come Ngotti ha scelto poi la nazionalità francese, padre camerunense, madre della Martinica. Lo avevano contattato i dirigenti della nazionale Camerun, poi però non si sono più fatti sentire, allora lui
alla fine ha risposto alle convocazioni della nazionale francese. Ecco Giovanni Trapattoni, alla soglia dei 60 anni, non cambia mai, però è sempre lo stesso, forse i capelli un po' più bianchi, ma la stessa grinta. Come Dorian Gray. Sì, deve avere anche lui un dipinto. Ganz recupera la palla, Birov, messo giù al limite dell'area di rigore, il primo cartellino giallo per Repka, brutto intervento questo. Sì. Andato giù Birov, secondo ammonito dunque della partita, Repka dopo George Weah. Ora ci sono diverse soluzioni possibili per il Milan. Altra palla persa sulla tre quarti, così come in occasione del gol dell'1-0 della Fiorentina. Eccolo qui Thomas Repka, intervenuto da dietro. Ecco il replay. Pallone di Ganz per Birov. Brutto fallo. Sì, brutto fallo, però se riusciva a dare la palla di prima a Ganz subito, facendo l'1-2, forse evitava il fallo e lo metteva in porta. Andrà Ganz con il sinistro a giro, palla però contro la barriera, non fortissimo questo calcio di punizione, nessun problema, rumoreggia un po' il pubblico, Trapattoni si fa sentire, 25 minuti, 1-0 per la Fiorentina. Trapattoni aveva qualche timore prima di arrivare a Firenze, non ha rivisto l'entrata su Birov, è arrivato in ritardo, palla o gamba, molta gamba e poca palla in questo caso per Repka. Il duello è mancato agli europei, Repka avrebbe potuto giocare la finale ma non è stato convocato perché doveva scontare una squalifica di 4 giornate presa con l'Under 21 e quindi saltò di fatto l'esperienza proprio degli europei. Pallone alto, con la posizione del corpo riesce a controllarlo Albertini, poi all'indietro per Ambrosini, Gotti, Albertini si gira, punta Kois, dentro Weah. Non è riuscito il primo controllo con il sinistro, poi aggressivo subito centrocampo della Fiorentina. Oliveira però perde palla, allora Weah cerca il destro verso il centro, ribattuto, il pallone si perde in fallo laterale. 26 minuti, partita divertente comunque, lo sembra. No, è molto divertente, solo che non riescono ad andare sulle fasce, sarebbe molto importante per il Milan. Traversione di Maldini però quasi dalla tre quarti, allora buon gioco la difesa della Fiorentina, prova ad andare ancora Oliveira. Palla centrale, sale Repka, che allarga subito il gioco, c'è Torricelli. Non si è spinto moltissimo in avanti fino adesso Torricelli. Suggerimento profondo è per Battistuta. Battistuta in area di rigore, ha spinto Costa Curta. Fallo dunque del capitano della Fiorentina e calcio di punizione già battuto da Jens Lehmann. Albertini. Gotti. Sale Bruno Gotti. Qualche rischio, riesce però a cedere il pallone ancora a Maldini, gli gioca vicino Ba, e da solo passa al centro Ba, vince l'ultimo contrasto ma Falcone alla fine riesce a fermarlo, poi Oliveira, interviene su di lui Ambrosini, l'ultimo a toccare è probabilmente Oliveira, invece secondo Braschi Ambrosini che si arrabbia rischia la munizione. Non sono d'accordo. L'ultimo a toccare era stato secondo me Oliveira, Oliveira sì. Spero di poterlo rivedere. Eccolo qui, Lulu Oliveira, rimessa laterale per la Fiorentina, ecco il replay, l'ultimo a toccare era Oliveira. Palla in profondità, Battistuta, gira per Rui Costa, che fa girare ancora. Kois dentro, Amoroso, uomo in movimento a sinistra, e Airi, attenzione perché lui rientra bene anche sul destro, prova a mettere il pallone invece con il sinistro in mezzo. Airi è destro naturale, si è abituato a giocare con il sinistro, ma tira meglio con l'altro piede. Padalino. Rui Costa fa girare, Torricelli, altra palla dentro, Battistuta sale in anticipo su un Gotti, c'è fallo di Battistuta, il calcio di punizione già battuto da Costa Curta, meritata l'inquadratura di Battistuta che fino adesso ha fissato il risultato sull'1-0. Birov un po' in ritardo, non mi sembra al massimo, come peraltro prevedibile. Albertini gira in Gotti, dentro il suggerimento per Weah, una specie di doppio passo il suo, prova ad andare via in agilità Weah dalla parte chiusa, però lotta Amoroso, tiene bene la posizione, la rimessa laterale è però per il Milan, l'ultimo a toccare è stato proprio Cristian Amoroso. Cristian Amoroso che si è un po' lamentato del suo rapporto con Malesani, Malesani lo ha lanciato in Serie A, poi però Amoroso ha detto si è quasi dimenticato di me, non mi ha dato più possibilità dopo un paio di errori, spero di farmi vedere quest'anno. Trapattoni qualche possibilità, anzi molte gliele sta dando.
Pallone a Campanile, alzato proprio da Amoroso. Poi prova Ganzi di prima intenzione di sinistra, una buona idea. Beh, questa era una grande occasione, si è trovato la palla lì, ha fatto la cosa giusta, gli è venuta bene. Maurizio Ganz ha avuto un buon inizio lo scorso anno con il Milan dopo essere passato dall'Inter al Milan. Poi però anche per lui molta panchina, polemiche smorzate comunque. Quest'anno invece per adesso posto da titolare. Maldini, Weah, fa girare, Birov. Cambia tutto Birov, uomo anche di grande intelligenza tattica, prende il tempo a Rui Costa, Elbeck, va fino in fondo. Rui Costa prova a resistere, ancora Rui Costa, grande grinta di Rui Costa. Per fortuna che dicono che in genere è uno un po' morbido, qui ha fatto un grande recupero. No, ha fatto un grandissimo recupero, sai, sta vincendo una partita molto importante. E tutti si devono mettere a disposizione della squadra. Calcio d'angolo dunque per il Milan, solito movimento in area, sale anche Bruno Ngoti. Palla verso Birov, Ngoti, resta lì il pallone. Poi Elveg riesce ad aprire subito. Albertini mette giù con eleganza, è pronto al traversone, verso il centro, Ganz! Grande risposta di Toldo, piazzatissimo, buona però l'intuizione di Ganz sul primo palo. Sì, ha fatto una grande cosa, veramente. Si arrabbia Maurizio Ganz. Anche la sua è una carriera difficile con molti infortuni, ecco il replay. Buono l'anticipo. È stato bravissimo anche Toldo, perché sono palle difficili queste. Eh sì, Toldo piazzatissimo. Pallone schiacciato a terra, non impensierisce però il portiere della nazionale, prova ad andare ancora a Rui Costa. Ci sarà rimessa laterale per la Fiorentina. Ha già recuperato a 5 dietro adesso, sì. Il Milan con Bach è andato in linea con i tre centrali ed Elbe. Lo fanno quasi sempre, in fase difensiva sono sempre 5. Ngoti. Prova a tagliare verso Birov, l'anticipo secco di Repka. Weah. Taglia dentro, va sulla verticale in profondo, va. Weah però passa per il centro, Albertini. Non c'è uomo in movimento a destra, qui è un po' mancato Elveg. Però un'altra volta Rui Costa che è rientrato, ha fatto un bellissimo recupero. Si sta sacrificando Rui Costa. La tensione di Trapattoni. Poi duro ma efficace Ambrosini. Albertini, va, c'è Weah a largo, va dentro, va, 1-2, va ancora, porta il pallone sul destro, se lo allunga troppo, poi Birov prova il destro. Era difficilissimo perché mi sembra il pallone fosse rimasto un po' sotto, no? Sì, però era la giusta conclusione a questa bella azione che hanno fatto, doveva tirare, forse doveva farla scorrere un pochino di più, ma sarebbe magari stato anticipato dal terzino. Eccolo. Birov riesce a tenere il pallone basso, colpisce però mezza punta, sì. Il pallone si perde lontano, ecco ancora il replay, sì, un po' con l'interno. Non gli apprende, lui voleva calciarlo con l'esterno e invece non c'è riuscito per chiuderlo. Palla verso Ba, anticipato da Torricelli. Batistuta, Torricelli, Oliveira prova ad andare via in velocità, uno contro uno, Oliveira dentro ancora, il suggerimento per Torricelli che fa proseguire, il pallone a Rui Costa, chiuso da Elveg che ha stretto la diagonale. Ancora bene quando fa girare il pallone in velocità la Fiorentina. Amoroso, poi il recupero di Ganz, Elveg. Dentro ancora per Ganz, l'anticipo di Amoroso. Ngoti, partita che tutti gli uomini in campo stanno giocando con un ardore straordinario. Ambrosini apre ancora per Ba, prova ad andare, Ba, uno contro uno. Salta un uomo, poi salta anche lui, non c'è fallo. E dunque ci sarà rimessa dal fondo. Zaccheroni è un po' perplesso. Sì, forse ha accentuato un pochino la caduta. È stato un po' bloccato. No, salta lui in effetti. Salta lui. Salta lui. Aveva ragione Braschi. L'entrata c'è di Torricelli, però lui salta prima forse del contatto. Rinvio semplice dunque per Toldo. Mi sembra di poter dire che comunque Trapattoni un importante risultato l'ha ottenuto, ha chiesto spesso sacrificio alla sua squadra, tutti gli uomini della Fiorentina in questo momento recuperano e poi si ripropongono davanti. Ma sai, Trapattoni quando chiede delle cose le ottiene, perché ha un grande carisma e riesce a farsi capire dai giocatori. Oliveira, partita che sta mantenendo le attese, deve uscire Lehmann con i piedi. Ngoti, 34 minuti nel primo tempo, Fiorentina 1, Milan 0, gol di Batistuta. Battuta profonda di Elbeg, prova ad arrivare Weah, gira subito per Ba.
uno contro uno di Ba. Dentro il suggerimento, Birov prova a far girare, Ambrosini anticipato addirittura da Oliveira, poi ancora Mucchio in area di rigore, Weah chiuso, Torricelli in qualche modo, Rui Costa, poi ancora un rimpallo, Torricelli vuole far respirare la squadra, grande dribbling di Moreno Torricelli. E poi il suggerimento per Oliveira, mentre Tardelli suggeriva invece di cambiare completamente il gioco. Sì, dall'altra parte che c'era un uomo tutto solo. Reinrich, ora Ngoti. Verso Birov, Falcone, in anticipo su di lui. Ora vedremo se si tratta di una casualità oppure se dopo l'ammonizione Trapattoni ha deciso di cambiare la marcatura. Sicuramente sui calci piazzati è Repka che va su Birov. Sì. Forse movimento no però. Adesso vedremo. Ba. Pronta la rimessa con le mani. Quadrato ancora Oliver Birov. Si gira Birov, mentre da quell'inquadratura bassa avete potuto apprezzare quanto stia piovendo. Fallo ancora di Repka, si è arrabbiato Torricelli perché ha detto al compagno che non c'era bisogno di fallo, erano chiusi ormai. Ganz, Gotti, altra palla dentro, Toldo recupera la posizione, riesce a prendere il pallone. Sono in campo due tra i portieri più alti della Serie A, Lehmann e Toldo. C'è stato uno scontro ora tra Repka e Birov. Sta rischiando un po' Repka. Sì, perché ha accentuato questa cosa che Birov non ha fatto assolutamente niente, e poi è un giocatore molto corretto che perlomeno si è sempre comportato così. Ecco il replay. Sì, appoggia il braccio sulla spalla, però vedi. Sì, reazione eccessiva. Non anche Birov fa un po' di reazione, sì, sì, comunque. Nulla di grave, insomma. Toldo. Il problema di Repka è che ha già una munizione sulle spalle, quindi deve stare naturalmente più attento. Maldini. Il centrocampo però è in vantaggio numerico la Fiorentina. Allora Amoroso. Airi. Repka. Padalino. Ultimo di costruzione. Ora si è allungata un po' la Fiorentina. Con calma Padalino trova in maniera molto precisa Airi. Vedete che rientra sul destro Airi. Poi con il sinistro restituisce ancora Padalino. Falcone. Oliveira si sta sacrificando a destra, Oliveira, perché allargandosi permette gli inserimenti di Rui Costa, che sono state un'arma efficacissima della Fiorentina in queste prime giornate di campionato. Eccolo Rui Costa che si gira con eleganza, vince un tackle, Maldini in chiusura su di lui, poi Ambrosini, Ngoti, Elveg. Mi sembra però che abbiano troppo campo davanti poi quando prendono palla le due laterali del Milan, Ba e Elbeck, pochi giochi di sovrapposizione. Sì, hanno molto campo davanti ma hanno pochi spazi per inserirsi perché, come ho detto prima, glieli chiudono bene. Maldini dentro, Weah fa girare, Ambrosini ricomincia, Albertini, Elbeck in movimento a destra. Ora la possibilità di arrivare al traversone, scalato su di lui Amoroso, palla controllata da Birov che vuole girarsi. Non ce la fa su Repka, fuori ancora per Albertini. Albertini dentro, c'era ancora Elberg aperto. Ha chiuso Amoroso, Rui Costa, occhio al contropiede. Va subito Battistuta che taglia una traccia quasi da football americano. Oliveira, Battistuta, difesa schierata adesso. Battistuta carica addirittura la conclusione. Rui Costa. Prova a rientrare Rui Costa, ricomincia da capo. Oliveira. Tocco dentro, l'anticipo preciso di Costa Curta, si è un po' ripreso dopo un inizio difficile, il suo errore ha causato di fatto la rete di Gabriel Battistuta. Cois. No, perché prima quando c'è stato il contropiede della Fiorentina, attenzione, c'è stato un errore di movimento, cioè Battistuta si è spostato sulla destra mentre stava arrivando sulla destra Oliveira, probabilmente se si inseriva sulla sinistra trovava... Rui Costa trova un appoggio in più. Palla per Ngoti. L'apertura è per Elbeck. Costa Curta deve costruire da dietro. Ora Maldini, 38 minuti compiuti. 1-0 per la Fiorentina. Maldini dentro ancora per Ba. Palla all'indietro. Rimessa laterale ancora Viola. Inquadrato Ba. Rimessa in gioco per Torricelli. Torricelli sta giocando una partita di contenimento da quella parte proprio per evitare le incursioni di Baffin. Adesso è riuscito a limitarne molto il movimento. Sì, si stanno un po' annullando tutte e due, anche Torricelli non è che
si sia inserito molto sulla fascia. Sono due giocatori importanti, però tutte e due non hanno fatto moltissimo. 0-0 tra loro due per adesso. Sì. Però, è giusto così, perché la Fiorentina sta vincendo 1-0 e in questo momento è Torricelli che deve impedire. Pallone centrale, Amoroso, in mezzo a tre uomini, rischia un po' Torricelli. Ricomincia, Padalino, Amoroso, Padalino. Un po' farraginosa ora la circolazione della palla della Fiorentina, perché il Milan ha alzato il pressing. Costa Curta chiama però il pallone, Lehmann lo fa suo, scivolato via veloce il pallone dopo aver toccato l'erba. Evidentemente la pioggia comincia a farsi sentire anche sul campo. Ngoti, l'apertura per Helweg, cerca e trova Ganz, deve indietreggiare molto Ganz, poi ancora per Bruno Ngoti, nome italiano per Ngoti perché il padre aveva un ristorante frequentato da molti italiani e allora ha scelto questa soluzione. Maldini, Ba, uno contro uno di Ba, prova il fondo, poi rientra sul destro, bell'aggancio di Biro, palla fuori, Ambrosini sul fondo, ha provato Ambrosini, poi dice a Birov di chiudere lui direttamente verso la porta. Eccolo qui Massimo Ambrosini. No, Birov ha fatto la cosa giusta perché era in difficoltà, non poteva tirare lui. È importante Birov anche, sì, proprio in questo gioco, sì, di sponda, no? Sì, è molto importante, un giocatore che quando la squadra non sa cosa fare l'appoggia su di lui. Però lì qui devono arrivare gli inserimenti dei centrocampisti. Colpo di testa di Costa Curta, ha messo giù male Repka, Birov allarga subito il gioco, arriva Helweg, la chiusura da quella parte di Amoroso come al solito, Helweg prova l'uno contro uno, dentro poi per Ambrosini, il traversone immediato, Birov si alza, anticipato, poi Albertini il destro, fuori di un niente, protestano i giocatori della Fiorentina perché dicono che Albertini ha controllato con una mano, invece Braschi ha fatto cenno che si trattava di fianco. Potrebbe essere, no? Spero di rivedere il replay. Eccolo qui, Demetrio Albertini. Comunque una buona occasione, ecco, non siamo riusciti a capirlo, però. Pallone fuori, forse con il fianco, il controllo, no, e poi il pallone calciato in maniera violenta. Un po' fianco, un po' mano. Un po' fianco, un po' mano. Però una buona occasione per il Milan. Il rinvio di Toldo, dice Braschi, bisogna fare in fretta. Colpo di testa di Battistuta, Ngoti, Maldini. Wea su Falcone, Padalino, c'era fuori gioco di Oliveira, Braschi lo vede, calcio di punizione. 42esimo nel primo tempo, 1-0 per la Fiorentina. Pronto Costa Curta. Helweg, prova ad andare Ganz, nettamente in anticipo però Heinrich, che con grande calma serve Padalino. Ancora Heinrich, rischia un po' sul rinvio e sul pressing di Helweg, guadagna comunque rimessa dal fondo. Jörg Heinrich non è mai riuscito a trovare con continuità una maglia del titolare nazionale, chiuso proprio da Ziege. Si discute ancora sulla panchina della Fiorentina, si discute sempre con Trapattoni. Gotti, un altro errore. Allora Battistuta, Ngoti risolve, è stato Helweg a servire Battistuta che a terra protesta, credeva di essere stato fermato irregolarmente, Braschi invece ha lasciato proseguire. Allora Maldini cerca un varco, non lo trova, va Torricelli, lo ferma, buona chiusura degli spazi della Fiorentina a centrocampo, poi c'è fallo di Ba su Torricelli, calcio di punizione, la Fiorentina aspetta il Milan. Poi però a centrocampo con questi quattro uomini riesce sempre a chiudere e a non lasciare spazio all'iniziativa della squadra di Zaccheroni. Assolutamente, stanno facendo una buona partita i centrocampisti della Fiorentina. Calcio di punizione affidato proprio a Falcone che va in profondità. Oliveira, arriva Costa Curta, ha segnalato un fallo di Oliveira, signor Mitro di Potenza, lato guardalinea, signor Pisacreta di Salerno, calcio di punizione già battuto, ecco lo fallo di Oliveira che si è aiutato con un braccio. Qui Birov in mezzo a tre uomini, gira per Albertini, Ngoti dentro per Wea, Repka su di lui, all'indietro per Heinrich. Apre Heinrich per Battistuta che prova a fare la torre, in qualche modo riesce a servire Amoroso, ma il pallone è troppo lungo, ci sarà rimessa laterale per il Milan che vuole accelerare,
44 minuti, 1-0 per la Fiorentina. Ecco Weah, dentro subito un po' alla cieca il pallone, Padalino, buon gioco. Poi Albertini ancora dentro, sempre Padalino. Maldini, va, non aggancia. Torricelli con grande eleganza. Ancora Moreno Torricelli. Battistuta, lotta Battistuta, Torricelli. C'è Oliveira spostato a destra, Battistuta si è fermato perché si sta lasciando la scarpa, allora manca terminale offensivo alla Fiorentina. Chiede palla Battistuta. Rui Costa. Taglio dentro di Ayric, palla intelligente, un po' lunga però, sempre pericolosi questi inserimenti di Ayric. Sì, anche se lì ci doveva essere l'inserimento di Ayric, però secondo me Amoroso doveva farsi vedere, invece è rimasto dietro. Rimessa laterale per la Fiorentina, qualche errore in fase di impostazione, mentre c'è anche movimento sulla panchina della Fiorentina. Scaldando Tarozzi. Potrebbe esserci qualche difficoltà fisica di qualcuno. Ecco Repka, potrebbe essere lui, non al massimo, gli ho visto toccarsi la schiena un paio di volte. Suggerimento per Oliveira, l'anticipo di Maldini. Allora va Weah, fermato da Torricelli. Tunnel di Torricelli, sta prendendo quota ora Torricelli a destra. Finta di corpo con fallo però di Oliveira, che ha protetto in maniera irregolare il pallone. Calcio di punizione per il Milan, anche in questo caso battuto in fretta. Gotti, Elveg, segnalato il recupero che è già iniziato. Gotti, se non sbaglio saranno 3 minuti di recupero. Ancora Ngotti. Ambrosini. Palla centrale, esce sempre Padalino. Poi chiama avanti la difesa. Lehmann, l'uomo più avanzato della Fiorentina era Battistuta, che però era nella sua metà campo in questo caso. Sale Ngotti, a lui piace giocare anche sulla fascia. Elveg, di sinistro il pallone dentro, prova Ganz. Albertini, ricomincia Ngotti. Altro cross. Altra palla nel mucchio, Birov la prende, l'anticipo di Ayric. Poi Ngotti di testa, l'anticipo su tutti, Toldo con facilità, si affida molto però a questi palloni da tre quarti in Milan. L'arbitro dice che può bastare, un solo minuto di recupero in realtà, tutti a bere qualcosa. Finisce dunque 1-0 il primo tempo tra Fiorentina e Milan.